A 10 anni dalla morte di Sir Lionel, l'uguaglianza e la libertà si sono diffuse in tutto il regno. Excalibur ci ha dato la forza per opporci tutti insieme ad ogni ingiustizia. Avete ragione, maestà. Camelot ha prosperato più di ogni nostra previsione. Guardate a me, trovate Merlino e recuperate la spada. Diffondete la notizia in tutto il regno, Excalibur è stata rubata! Ali d'argento, proteggi la spada! Excalibur è stata rubata! No, assolutamente no! Ma madre, Excalibur è stata trafugata! Devo provare a recuperarla! È compito dei cavalieri, Kaylee, non di una ragazza. Ma io voglio diventare un cavaliere! Vivere avventure esaltanti, combattere i malvagi, salvare damigelle in pericolo! A proposito, che cos'è una damigella? Ah, Kaylee, ora sta ferma e finisci di provare il tuo nuovo abito. Madre, non desidero un abito nuovo, io voglio salvare Camelot. Se me lo permetterete, so di poterci riuscire con le mie forze. I cavalieri troveranno quella spada e lo faranno collaborando tutti insieme. E nel frattempo io dovrei restare qui a lavorare nei campi, a raccogliere uova di gallina, a sbrigare le faccende di casa. Che noia! Che gloria c'è in questo, me lo dite? Kaylee, un giorno imparerai il profondo significato di Camelot. Fino ad allora, tu resterai qui con me. D'accordo, va bene! Tu che avresti fatto? Oh! Oh! Come farò a compiere grandi imprese se dovrò stare bloccata qui? Con queste stupide galline. Toc toc. E voi? Voi chi siete? Ruber. Giuliana, passavo da queste parti, così ho pensato di invadervi. Datemi un bacio, bella vedova. Ho saputo che vivete ancora soli. Mascalzone impertinente! Vuol dire no? Vi invito ad andarvene immediatamente. Sgarbata. E io che ho fatto tanta strada solo per vedere... Che cosa volete? Camelot! Guerra voglio e violenza... Non sopporto pace e silenzio! Del terrore son l'essenza. Con voi so che mi divertirò. Siete pazzo!
Sono contento che l'abbiate notato. Ho impiegato anni di esercizio per diventarlo. Perfidia ed orrore per me hanno un gran valore. Il potere voglio avere. Artù e il suo regno saranno miei. E voi, bella Giuliana, voi mi aiuterete. Preferirei morire. Temo che capirete presto di non poter resistere al mio volere. Madre! Non la toccate! Seguite il mio piano. E non le verrà fatto del male. D'ora in poi non c'è più, Artù! Vi riduco tutti in schiavitù! Quello che è suo sarà mio! Tutto sarà solo mio. Io un piano e centrito mi porterai fin laggiù a Camelot a prendere il trono per me. E dentro i tuoi carri i miei uomini avrò. Con te oltre le mura io li introdurrò. Adesso creerò un esercito in armi, lo plasmerò. Questa pozione l'ha fatta una strega, ne basta una goccia e il suo incanto dispiega. Avrò un'arma assai letale causa. Ora sarà da temere, può uccidere! Tada! Chiamatelo Picco Dash! I più deboli e i malati, qui saranno da me trasformati in uomini di ferro con mani d'acciaio. Sì, sì, dentro l'acqua, muovetevi forza, branco di sciocchi! Un altro, pancia in dentro tu, muovetevi! No, no, quello non serve a niente! Preparatevi, siamo all'alba di una nuova era! L'era ruberiana. Anno primo. Corri a Camelot, avverti Artù. No, non vi lascio qui, Kaylee. Ruber sarà a Camelot tra 3 giorni. Prendi la via maestra. Arriva prima di lui. Ma madre! Va, finché sei in tempo. Va, Kaylee, sei l'unica speranza. Attenta, cara. Oh, quanti onori! Amato, odiato, venerato e temuto. Mi piacerebbe dire solo poche parole. Io, me, mio! Era un errore credere che Ruber cedesse come un lacche. Ora son qui e quello che voglio lo avrò. Ve l'ho detto una volta! Ve l'ho detto 2 volte! Tutto ciò che vedete davanti a voi, fino all'ultimo granello di polvere, presto sarà... Ai carri! Prossima fermata, Camelot! Oh, mia fedele bestiola, com'è andato il volo? Il panico si sta diffondendo nel regno. Il mio piano è perfetto. Esattamente. Senza la spada, Artù è vulnerabile. Esattamente. E ora Excalibur è mio. Ecco, qui cominciano le note dolenti. Come hai detto? Hai perduto Excalibur? E come? Sono stato attaccato da un falco! Cosa? Il mio magnifico scudiero vinto da un misero gracile piccione? Non era un piccione, era un falco! Dalle ali d'argento!
ali d'argento, paura! Sciocco stupido volatile! Dov'è la spada? Adesso? In un luogo d'indescrivibile pericolosità. La foresta proibita. Esattamente, maestro. Ti ho già ricordato oggi quanto tu sia straordinariamente, irrimediabilmente imbecille ed incapace! Excalibur è l'unica cosa che si frappone fra me e la gognata conquista di Camelot! No, la ragazza! Tu e tu, presto inseguitela, trovatela e riportatela qui! E tu mi condurrai al luogo dove hai lasciato Excalibur!